Monica, sei una donna che lavora. Sì, lavoro, faccio l'insegnante alla scuola primaria. E hai anche una famiglia, dei figli? Ho una famiglia numerosa, ho 4 bambine, siamo in 6. Potresti raccontarci una giornata tipo? Per fortuna faccio il part-time e per un insegnante già questo è importante. E ho scelto di fare il part-time perché così riesco un po' a gestirmi da sola anche le faccende in casa, anche se è abbastanza dura, e riesco a seguire il più possibile le bambine e anche a fare la moglie con mio marito. La mia giornata tipo si divide in due, perché d'estate sono completamente dedicata alla famiglia, e però vorrei dire quella dell'inverno, giornata tipo. Si tratta di alzarsi presto, fare già qualche faccenda, portare la bambina piccola alla scuola materna, l'anticipo, visto che ho anche la possibilità di avere questo lì nel paese dove vivo, e magari firmare qualche avviso veloce, qualche libretto prima che le ragazze delle medie vadano a scuola, e poi prendere la mia borsa e andare dai miei alunni. Di solito prima di mezzogiorno riesco a fare anche la spesa, verso l'una arrivano le ragazze delle medie, si va al pranzo, di pomeriggio o che ci sono gli impegni della scuola, vedi riunioni varie, oppure gli impegni della casa, stirare, lavare, le solite cose, udienze delle figlie, periodi vari durante l'anno, e poi si va verso la sera, che è sempre abbastanza lunga, cena, compiti, fare le domande alla ragazza che ha l'interrogazione, giocare un po' con la bambina piccola, magari intanto che si gioca si cerca anche di fare qualcosa, tipo impastare la pizza o cose di questo genere. E poi, quando poi sono tutte sistemate a dormire, riesco magari a trovare un momento anche per stare sola con mio marito e scambiare un po' di relazione con lui. È faticoso conciliare tutti questi diversi ruoli? Ci sono i periodi più intensi del lavoro come insegnante, quelli a ridosso del consegna schede, delle udienze, come lavoro, che ti fanno sentire un po' in colpa verso gli impegni familiari, perché si trascura di più la casa o le ragazze, soprattutto le ragazze, perché per la casa ormai sono diventata, dopo 15 anni, sono diventata brava a lasciar perdere e a fare tutto lo straordinario in estate o a volte anche di domenica, però. Tipo imbiancare o piccoli lavori, rimando tutto ai periodi di vacanza. È abbastanza difficile in questi periodi. Poi per il resto, dai, dopo so che ci sono anche delle mamme che fanno degli orari molto più lunghi dei miei. Il mio lavoro mi permette di avere dei bei tempi con la mia famiglia. Tua madre lavorava? Mia madre, quando noi eravamo piccoli, non lavorava, si dedicava solo alla famiglia. E secondo te come viveva questa sua diversa condizione? Tu come vivevi il suo vivere, quella diversa condizione? Era tutto il giorno per noi, io penso che sembrava così. La mamma c'era sempre nell'arco della giornata. E io mi rendo conto adesso però che lei dedicava magari più tempo alle pulizie, che a volte certe cose mi sembravano anche un po' sprecate, tipo mi sembrava che pulisse sul pulito o cose di questo genere. Il suo modo di essere, come ha influenzato le tue scelte? Quando sono diventata adolescente io ho sempre detto che non farò mai la casalinga, perché vedevo proprio la situazione sua e quella monotonia del fare le stesse cose tutti i giorni,
e forse un po' anche che nessuno se ne accorge che le fai tutti i giorni e quanto sia pesante farle tutti i giorni, avevo pensato che non avrei mai fatto la casalinga. Solo che poi se hai una famiglia, anche se scegli di fare un lavoro, a metà o per intero la casalinga la fai. Ti pare di aver avuto delle opportunità diverse rispetto a lei per realizzarti? Beh, sicuramente per la possibilità che ho avuto di studiare e quindi di avere il lavoro che ho adesso. Mia mamma ha lavorato un pochino a tarda età e quando noi eravamo grandi allora aveva tempo a disposizione e io l'ho vista realizzarsi in quel periodo lì, quando faceva la commessa. Poteva anche lei avere il suo, diciamo, economicamente si sentiva più sicura, mi sembrava come che andasse dalla parrucchiera qualche volta di più, mentre prima se lo sentiva pesare, non che mio papà glielo facesse pesare, però era proprio lei che... Quali ostacoli penseresti di vorresti rimuovere oggi per consentire a una donna di realizzarsi pienamente? Al giorno d'oggi? Forse l'ostacolo più grande che vedo nelle mamme giovani o nelle ragazze adesso è quello di avere paura di affrontare questa... avere come un po' di paura di affrontare l'idea di avere una famiglia e anche lavorare. Oppure l'altro ostacolo è quello di non voler rinunciare a quello che oggi le ragazze riescono a costruirsi un po' intorno, a tutte le cose che si possono permettere con il loro lavoro da single. Forse è proprio questo, la paura di rinunciare a delle cose.